La festa horror più attesa di sempre sta per arrivare, quindi scopriamo insieme 16 giochi da tavolo da giocare ad Halloween. La lista di giochi che vedremo oggi, di cui peraltro trovate tutti i link in descrizione, non è in ordine di quanto mi piacciono o cose simili, no, è in ordine di difficoltà, quindi partiremo da dei giochi esclusivamente per bambini, un paio, e poi tutti adatti un po' a tutti, e fino ad arrivare a dei giochi per anche giocatori più esperti. Ma non perdiamo tempo e iniziamo a vedere questa lista, partendo da quella notte nel bosco. Gioco da tavolo adatto soprattutto ai più piccoli, in cui vi trovate spersi in un bosco e dovrete riuscire a scappare senza essere divorati da uno spaventoso, si fa per dire, lupo mannaro controllato da un altro giocatore. Quello che consiglio è che un giocatore adulto magari controlli questo lupo mannaro e i bambini possono controllare i personaggi spersi nel bosco. Molto carino, tra l'altro, che bisogna a un certo punto tapparsi gli occhi per muovere casualmente i personaggi. Ai bambini piace decisamente tanto. Ma procediamo con il prossimo consiglio. Zombie Kids Evolution, una colorata apocalisse zombie in cui da 2 a 4 bambini dovranno collaborare per sopravvivere ai morti viventi nel corso di varie missioni che piano piano diventeranno sempre più difficili. La particolarità del gioco è che una volta che i bambini o i giocatori in generale hanno preso mano con le regole, sarà possibile aggiungere proprio tipo degli sticker e altre cose che modificheranno un po' le meccaniche di gioco, rendendole sì un po' più difficili, ma appunto a quel punto sono già entrati nelle meccaniche di gioco. Mysterium, un delitto è stato commesso, ma il fantasma della vittima, interpretato da un giocatore, ha solo 7 ore, cioè 7 round, per mettersi in contatto con i medium rappresentati dagli altri giocatori e risolvere così il caso. Il tutto grazie a delle carte senza scritte, ma con molte e bellissime illustrazioni. Ricorda molto, almeno visivamente, un Dixit, con queste illustrazioni molto sognanti, ma è davvero divertente in una compagnia in famiglia o fra amici riuscire a risolvere il caso. Rigiocabilissimo e quindi molto piacevole da vedersi. Passiamo adesso ad un gioco abbastanza datato, ma per me sempre molto valido. Stavolta sarete voi gli autori della vostra tragica storia, contendola anche con una buona dose di horror. In Gloom ogni giocatore prende il controllo di 5 membri di una sfortunata famiglia e dovrà usare queste carte trasparenti per narrare, a parole proprie, le tragedie capitate ai vostri personaggi fino a portarli alla morte. Il primo che fa passare tutti i personaggi a miglior vita vince la partita. Allora, è un gioco ovviamente questo meno adatto ai bambini, voi avete questi personaggi, dovete farli morire. E la cosa interessante è che anche se ci sono delle scritte sulle carte, sarete voi a narrare un po' la storia, sarete voi a decidere come farla andare e dovete essere il più convincenti possibile, secondo me molto divertente in una compagnia di amici. Passiamo ora a un escape room da tavolo in cui, insieme ad un altro giocatore, dovrete riuscire a portare a termine due spaventose storie horror, La casa sul lago e La bambina. Per giocare vi servirà un'applicazione per cellulare e avrete 60 minuti di tempo per portare a termine ciascuna storia. Ci tengo sempre a sottolineare che le escape room da tavolo, come anche quelle nella vita vera, sono giocabili una volta, nel senso, poi magari dopo 2 anni che ve lo siete dimenticato lo potete rifare, però di base una volta che sapete gli enigmi non potete rifarli. Ricordate il film La cosa, quello di Carpenter? Bene, in questo party game di carte Stay Away, un giocatore sarà la cosa e dovrà piano piano infettare tutti gli altri senza farsi scoprire. Il suo esercito diventerà sempre più grande. Lo consiglio sempre io, Stay Away è un party game davvero folle se siete in tanti giocatori. Partirete, c'è il silenzio, l'ansia, chissà chi è la cosa, e piano piano vi ritroverete infetti e passerete dalla parte della cosa a dover infettare altri umani. Secondo me è molto molto carino. Non vi nascondo che il gioco che vediamo ora non l'ho ancora provato, ma dalle premesse mi ha sempre ispirato molto. In Escape the Dark Castle dovrete scappare da una prigione incontrando pericoli di ogni tipo. In termini pratici dovete girare carte fino a raggiungere l'uscita, ma ogni carta vi metterà di fronte ad una pericolosa prova o scelta. Da quello che ho sentito è ottimo anche da giocare in giocatore singolo, anche se può essere giocato anche in più giocatori, e ne esistono anche alcune espansioni, anche una versione se non sbaglio fantascientifica. Insomma, so che ha avuto molto successo e non vedo l'ora di provarlo sinceramente. Parlando di giochi in solitario, faccio una breve digressione su The Zombies che vedete qua alle mie spalle. Non è esattamente un gioco da tavolo, è un libro game in cui dovete prendere delle scelte, ma dovrete anche tirare dadi, statistiche e tutto il resto, quindi alla fine è come se fosse un gioco da tavolo in giocatore singolo. Vi lascio il link in descrizione, è un libro game che ho scritto io. Dovete sopravvivere a un apocalisse zombie partendo con 3 personaggi differenti. Andiamo avanti con Last Friday. Cosa c'è di meglio di interpretare Jason di Venerdì 13 per Halloween? In Last Friday un giocatore controlla il pericoloso serial killer mentre gli altri cercheranno di scappare rifugiandosi nei bungalow. Ma non è finita qua, i sopravvissuti potranno vendicarsi e cercare di uccidere il nostro Jason. Chi avrà la meglio? Adesso stiamo iniziando un po' ad aumentare le regole, diciamo comunque molto semplice anche Last Friday. Il gioco è diviso in 4 capitoli, ogni capitolo è rigiocabile, potete anche giocare sempre il primo che è molto divertente, ma insomma ci sono 4 capitoli, in alcuni sarete voi a dare la caccia a Jason, in altri, soprattutto negli altri, è il contrario. Betrayal at House on the Hill.
1000 partite, 1000 eventi diversi. Entrate tutti insieme in una casa generata in modo casuale, ma dopo un po' di esplorazione accadrà un evento sempre differente che cambierà le carte in tavola. Qualcuno di voi sarà il traditore, qualcuno diventerà un fantasma, può succedere veramente di tutto all'interno di questo gioco, e la particolarità è che è proprio iper rigiocabile. Certo, le regole, soprattutto perché appunto ogni volta può succedere una cosa differente, dovrete riguardarvele via via durante la partita, però vi assicuro che le partite sono sempre differenti l'una dall'altra. Amate Stranger Things o i Goonies? Bene, Tales of Evil vi riporterà nelle stesse atmosfere con un gioco da tavolo molto particolare, tanto che si presenta come un mix fra un gioco da tavolo, un gioco di ruolo e un libro game. Insomma, un gioco perfetto per chi ama la narrativa ma non disdegna qualche tiro di dado. Qua non mi ripeto troppo, ne ho già parlato tanto, lo sapete che io amo Tales of Evil, vi lascio qua il link per saperne di più nel caso in cui non sapeste proprio di cosa stiamo parlando e magari questa breve introduzione non vi basta. Aumentiamo di difficoltà con The Hunger. In The Hunger siete voi i cattivi, vestendo i panni di affamati vampiri dovete fare la corsa per cacciare gli umani, succhiandogli il sangue e tornando indietro prima che il sole sorga, il tutto grazie ad un mazzo di carte che dovete ottimizzare per muovervi il più velocemente e eliminare quanti più umani possibile. Forse il gioco più recente che vediamo in questa lista, lo sapete, lo abbiamo ricevuto da poco, l'abbiamo provato, finora devo dire ci sta piacendo abbastanza e poi è perfetta come ambientazione per Halloween. Se ci seguite sul canale sapete che non possiamo non consigliarvi Zombicide, gioco in cui dovete sopravvivere ad un'apocalisse zombie con l'obiettivo di maciullare orde ed orde di morti viventi. Ne esistono varie ambientazioni a seconda dei propri gusti, tra cui l'apocalisse zombie nei tempi moderni, nel medioevo, nel futuro, nel mondo di Hello Kitty. No, forse quest'ultima me la sono inventata. Per sapere di più sul Zombicide e su tutte le versioni, abbiamo fatto 1000 video al riguardo, vi rimando a questo video in cui faccio un po' un elenco delle versioni esistenti. Amate Lovecraft? Beh, io forse non tantissimo, visto tutti i giochi che esistono, ma questo è proprio uno dei tantissimi giochi che nasce dai suoi scritti. Arkham Horror è un gioco di carte in cui prenderete i panni di coraggiosi investigatori che si muovono per le strade di Arkham cercando di combattere contro le forze del male. Con due set base potete anche arrivare a giocare in 4 giocatori. Purtroppo non posso andare un po' più nel dettaglio di su che cosa parla, perché ci sono varie avventure, poi è molto espandibile, c'è proprio un mondo dietro Arkham Horror. Potete veramente cercare la trama che più vi ispira e seguire quella. In ogni caso è un gioco super apprezzato con 1000 espansioni, quindi se vi piace Lovecraft e siete un po' dentro il mondo dei giochi da tavolo, quindi con delle regole un po' più complesse, sicuramente vi piacerà. Forse avete capito, mi piacciono un po' gli zombie e continuiamo a parlare di apocalisse zombie con atmosfere però un po' più cupe rispetto al precedente Zombicide. In Dead of Winter l'obiettivo sarà sempre quello, la sopravvivenza, ma stavolta a più livelli. Non solo gli zombie vi uccideranno, ma anche la fame, il freddo e molto altro. Se cercate un gioco un bel po' più complesso ma con una fortissima ambientazione, allora questo è il gioco che fa per voi. Secondo me qua con Dead of Winter, per un appassionato di giochi da tavolo, si raggiunge la perfezione proprio come atmosfera di Halloween, perché c'è questa tensione, ci può essere un traditore, c'è il freddo, è perfetto secondo me come gioco per Halloween, quindi non potevo non consigliarvelo. E finiamo con Nemesis. A dire il vero lo potrei definire come Alien in gioco da tavolo, ma solo per giocatori che davvero non hanno paura di leggere un sacco di regole e che sono motivati a spendere anche un bel po' per comprarlo. Superati questi due piccoli scogli, il gioco crea un'atmosfera davvero perfetta e vi trasporterà in un mondo horror fantascientifico che difficilmente potete trovare da altre parti. Nemesis e anche il più recente Nemesis Lockdown, che sono due scatole base, sono giochi estremamente complessi, ma per chi li ha giocati lo sa, una volta entrati nelle regole vi servirà qualche partita, con molta probabilità lo amerete, il difficile è entrare nelle sue meccaniche. Bene, detto questo abbiamo finito con i consigli per Halloween, io spero vi abbia fatto piacere questo video, anche un po' diverso dal solito, un po' particolare, con un setup molto particolare in cui peraltro c'è anche qualche spoiler di cose che succederanno in futuro, ma non vi voglio dire altro. Detto questo fatemi sapere nei commenti se avete anche altri consigli da dare, non esitate a scriverli perché magari potete aiutare qualcuno che sta cercando, o per fare un regalo, o semplicemente per passare una serata con gli amici. Detto questo io vi ringrazio di cuore per avermi seguito fin qua, se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piace, condividetelo, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.